Buonasera a tutti e un caloroso benvenuto a tutti voi della piazza alla seconda serata della rassegna teatrale dedicata a Domenico Scilà. Questa sera ci sarà l'esibizione, la compagnia di San Costantino Calabro, la compagnia teatrale di San Costantino Calabro, l'associazione culturale noto pugliese, che rappresenterà la commedia Fumo negli occhi. Fumo negli occhi è una bellissima commedia, esilarante, ma nello stesso tempo con una morale che poi vedrete. Si tratta di una commedia che impartisce degli insegnamenti sull'apparire, come già dicevo la volta precedente, quando ho annunciato la rassegna in generale. Sull'apparire che a volte è molto importante in questa società. Quindi la commedia tratta di una famiglia che per apparire nel mondo odierno fa dei debiti soltanto per non sfigurare con la gente. Io ringrazio la compagnia teatrale di San Costantino, in modo particolare il regista Carmelo Genovese, l'ho già ringraziato la volta precedente perché ci ha dato un grosso aiuto anche per organizzare questa rassegna. E vi auguro un buon divertimento. Poi ci vediamo alla fine della commedia per la premiazione della compagnia teatrale. Grazie e buon divertimento a tutti voi. San Costantino Calabro presenta Fumo negli occhi, commedia brillante in due atti. Signore e signori, buon divertimento. Come on.
destra, l'altro pochino. Ma dai mamma, che così va bene, dai, stai tranquilla. Ma da casa di De Marchi si vedi? Mamma, se io di qua vedo la casa di De Marchi, i De Marchi vedranno il quadro. No, perché se no vedono, fu perfettamente inutile. O spendevano sacchi soldi ma cattavo quadri l'antenato. Ma stai tranquilla, mamma. E tu so come lo chiameremo quest'antenato. Carlo, come papà? Quale Carlo? Carlo è un nome insignificante, un nome comune. Ci vuole un nome prestigioso. Potremmo chiamarlo Clodoveo. È un nome medievale. Clodoveo. Mi piace. Clodoveo Brandolini. Suona bene. Chissà come sarà contento papà quando saprà che gli è nato un antenato. Oh, fai queste cose nei botti, capisci? Perché il piccolo borghese ne scio. È piccolo borghese, amore. E che tu qui è Garibaldi? Sì, nonno, sì. Stanotte ti sei pure sani. A sta casa ci sono gli spiriti. Nonno! Ti ho detto milioni di volte che questo giradischi non si tocca. Cammina da solo. Non sono affari che ti riguardano. Non lo devi toccare e basta. No, tocco. Camilla, fammi le qua. Sì, nonno, dimmi. Questa casa ci sono gli spiriti. Sì, va bene, va bene. Ciao, mamma. Ciao, amore. Ciao, Giorgio. Ah, bentornata, bella mazzine. Giorgio, finiscila con questi sfotto. Mamma, io mi sono stufata, va bene? Mi increscivi! E di chi ti increscisti? Ma se sei in amore con sta tenuta di cavallerizza? Mamma, se io devo indossare questa tenuta, voglio davvero andare a cavallo come fanno le mie amiche e non vestirmi così per andare in piazza e tornare e solo per farmi vedere da quelli del palazzo! È una buffonata, mamma! Ma quale buffonata? Ma che dici? E poi tu, amo, ti ricordi che anche a vita non è importante quello che fai, ma quello che gli altri pensano che tu fai. Pirandello insegna! Marietta? E poi non è detto che ancora una volta cavallo non tu cattamo? Sì, sì, campa cavallo! Un cavallo, sì signore, è pure di razza! Sì, sì, un ronzino! Marietta? Marietta, ma diventaste surda! Andi signora? Avevi tre volte già che ti chiama, dove eri? Scusate, ma avevi sentito solo ora. Va bene, comincia a farci la spazzata a caterra che cino di ponte. Sì signora, subito. Sta a testa, bella mia, che accudisse che l'abito non faccio un monaco. O era in malafede o era un cretino. Perché l'abito faccio un monaco, e come tu faccio? Piglia, per esempio, a un cugina, ma prima non la guardava. Poi, quando vinci la pelliccia di bisone o concorso dei detersivi, tutta saluta ne riveriscono. Dice bene la mamma, cara sorella. Noi la pelliccia ancora non ce l'abbiamo, Ma in compenso, però, abbiamo l'antenato. Cosa? Vieni, vieni, vieni. Sorella cara, ho il piacere e l'onore di presentarti il nostro avo, il cavaliere Clodoveo Brandolini! Bello! Hai visto? Autentico, mamma! Ah, Camilla mia figlia, e non cercare un più lontano. Non ha importanza se è autentico. Certo. È vecchio, l'aspetti l'antenato l'avi, e stavolta è a voto buona che quando la signora De Marco vide crepa d'invidia. La signora De Marco si è affacciata! Sta guardando proprio qua. Sta guardando qua? Sì. E tu scopri questa maniera? Amo fa come ti imparavi io, cretina. Così, così. Scusi,
non la sentivo. È preoccupata per suo marito? Ma no, si sarà fermata a fare un po' di straordinario. No, mio marito non lo fa. E lui è capo ufficio. Ma cosa ha fatto alla gamba? È caduta in montagna? Mi dispiace. Sì, ci sono altre novità? Ah, avete comprato la macchina nuova? Mi fa piacere. Sì, ma stia tranquilla che rientrerà presto. E ci vediamo allora, signora. Arrivederci. Sì, arrivederci. La macchina nuova? Sa cattare, la macchina nuova. Io con la Rio saggio come fanno. E quando sento queste cose mi vede dal raggio. Ah, ma manca sarò più, E ci sta pure bene. No, io dico. Marito sa è un semplice impiegato, mentre vostro padre è capo ufficio cave dei gianni. E che succede? Caini fa una vita di pascià. E noi, superiore per grado, non ti potevo permettere manchi menti di comodità che annini. E non solo, ti rinfacciano di continuo. E, le sfilate di moda, le vacanze all'estero, i serati alla Scala. E si vede che se lo possono permettere. Ah, bella mia, ma tutto c'è un limite, Casta casa ci sono io che garantisco decoro e dignità alla famiglia. Io ne fanno 100, io faccio 1000. Fai credere, mamma, di fare 1000. È la stessa cosa. Se l'avevi avuto vostro padre, stabilità, non eravamo a questo punto? La macchina nuova? Finalmente. Ecco cara la visione. Giravi mezzo paese, giravi. E tutti quanti. Mi disse la stessa cosa. La televisione. Saccatta se l'antenna. Difatti, secondo i calcoli dell'Istituto di Statistica, noi siamo l'unica famiglia italiana che ha l'antenna senza televisione. E comunque cacca che te la portai. A dove la mentivo? Io. Dicevamo di montare la stanza di letto. Almeno prima di montare quel camo, ti vedevo un bello film. Carlo, antenna, si mette su Bob Balcone, ma così tutti vogliono vedere che andare a cattare la televisione. Eppure la tributaria, Ma così ne fanno una bella multa. E ne fanno pagare un canone. Penso che tu non niente. Carlo, ti disse che antenna, si mette su Bob Balcone. Ma si muove piano. Io dicevamo che andiamo su la terrazza. E se noi i programmi ne ricevimo buoni. Per fortuna, tu come sotto non capisci se niente. E per fortuna che andassi a casa ci sono io. Dammi qua. Che vai io da sola. Tacata sta maschera per carnevale. Siete voi che avete voluto darmi un'educazione di lusso. Alt, rettificamo. Mamma da voluto d'una un'educazione di lusso. Come vuoi tu, papà. Solo che se volete che continui a recitare la parte della ragazza ricca, ho bisogno di soldi. Mi devo comprare il cavallo, papà. Lo cavallo? Sì. Oh figlia, questo lusso di luna, ogni come ogni, l'unica cosa che ti può accattare è un bello manichino di scopa, e molto meno io che cavalluccio come i cogiari. Ca mamma, da tutti questi sceneggiati, gli faccio solo per la signora De Marchi. Nostra simile di rimpettaio. Non ci credo, buon esempio. Vai. Teresa, Teresina, che cosa mi cucini stasera a cena? Ah, per stasera abbiamo preparato spaghetti alle vongole, denti alla maionese,
del salmone e per finire una bella macedonia di frutta. Tutto questo? Ma non si consuma la signora Ramarchi. Il che vuol dire che anche questa sera mangeremo la solita carne in scatola. Ecco, antenna è sistemata. Chi è? Accattaste l'uccellino. E ci mancava solo l'uccellino a mezzo a tutte queste male domestici. Non è un uccellino. Alza gli occhi al cielo e fai una riverenza. Ma che gli si può sapere? E mo che chiesta novità? E a te che ti pare? Una bella faccia. Papà, non offendere il capostipite della nostra stirpe. E tu non farò gradino per orario. Ma, dino capostipite, questa faccia deve gente. Era solo questione di tempo. Che apriamo un po' bonissimo, no figlio. Scemonito come Mattia. Ma te può stare fermo? Ma che ti musica la tarantola? Papà, io la musica la sento. Vai a cangiare a sentire pure all'altro. Papà, tu certe cose non le puoi capire. Noi giovani affoghiamo nel ritmo la nostra disperazione. Ormai per noi non c'è più speranza. Oh, punto che sei tu. Oh, figlio. E che speranza ho mai? Che speranza ho mai? Papà, noi siamo i figli dei tempi. In noi germoglia il seme della violenza. Viviamo nella giungla d'asfalto. Papà, noi siamo la gioventù bruciata. Che sta pensando? La gioventù. Marietta! Marietta, ma che si sta bruciando? La gioventù del tuo figlio. Roba di poco conto, signora, si è versato un goccetto di latte sul fornetto. E quando succede? Che? Che sta gioventù si brucia. Ma noi ci ha bruciato la guerra, ci ha bruciato. Ma che dici? Se tu quando finì la guerra avevi 6 mesi e mangiavi pane cotto, mannaia mia, mannaia, e a quando ti mandava a scuola? E a studiare sto coso? Come stavo prendendo? Ma con io non dove smonti. Ma tu arrivasti nel buso? Amo la stare a tua creatura. Defendete il lupolo. La creatura chiama che non bacca lei 25 anni. Ma tu hai ragione. Io entro a sta casa. Ci sono solo per fare ombra. Come si dice? Come ho ciuccio attaccato alla macchina. Che questo non può dire? Scanta sta casa che noi non facciamo, lo facciamo principalmente per tia. Per mia? Perché non dici invece che è tutto in funzione della signora De Marchi? Sì signore, perché se non ci sarei io avrei già dignità tua da ballare tutto su la panza. Il De Marchi? Proprio così. Ma figurati, se di tia mi poti aspettare un po' di riconoscenza. Lomani, siete tutte stesse. Solo perché portate che le 4 soldi a casa, mi pare che a ciò di voi non c'è nulla e non sapete manco come apprezzate l'aiuto che vi dona le mogliere. A nostra, bello, sai che è? A famiglia in un vulcano, a duro marito e a pennacchia appariscente. Ma mogliere, lo poco che non si vede, ma brucia. Ah, ecco dove si bruciò il microcefalo. Mo però, sai che facevo? Pennacchia appariscente, chiedi a fuoco nascosto o di essere lasciato in pace. Certo con una combina di la cosa, guarda. Non so che ti faccia, ho rotto la scritta. Guarda. Allo, allo? Qui famiglia Brandolini. Sì, signora, sì. Gliela chiamo subito. Mamma, la signora De Marchi al telefono. La signora De Marchi! Manco chiamare la moglie tu, Presidente della Repubblica! La signora De Marchi, sentisti? Senti. E tu sai che vuoi? Risponde, no? Così vedi, Rispondi. Rispondi. Thank you.
Signora Di Marchi arriva subito. Signora De Marchi, carissima, scusi se l'ho fatta attendere, sa, ma ero di là a fare il manicure. Sì, certamente, quando vuole. L'aspettiamo. A dopo, arrivederci. Dici come viene qua? La signora De Marchi viene qua, mamma. E dici come mi parla? Marietta, a un mettiamo a posto sta stanza. Dobbiamo abbellirla, dobbiamo arricchirla, dobbiamo potenziarla. Oh caro, non ti metti un fuoco spiritoso, che non è il momento. Marietta, Camilla mia, tu vai andare a stanza da letto e piglia che un bello tappeto e porta via tu qua. Vabbè. Tu Carlo. Ah no? Oh, per me tu non collabora. Sì, signora. Rivolgiti a Gioventù Bruciato. Marietta mia, va porto, va su chi fiori, un forte cioccolatino e va aiutare, sì, Camilla, sì, che vuoi fare una cosa. E tu sai che fa Giorgio mio, va piglia la stanza di un nonna, la poltrona e chi le due belle porta fotografie d'argento. Va bene? Veloce, veloce, amore di mamma. Che io intanto metto una cosa a posto. Sì, portate queste, Giorgio. Sì, ma stai nella voce. Carlo, però fa anche una cosa, non stare con parato, per carità di Dio, eh? Babbo. Dai, dimmi che io faccio, eh? Non saci come fai, però fa anche una cosa, per favore, tu dico. Seguo la tua teoria. Tu dici sempre che non è importante fare una cosa, ma far credere di farla. Si trasloca? Ma certo che no. E si cambia casa? Ma io non so nulla, io sono straniera. Senti, vieni qua. Ditemi. Stanotte in ti siete pure strani, non ci sono gli spiriti che entra. Ma io non so nulla, io sono straniera. Ecco qua, mi pare che così va bene. E io come stai? Come sto io, Carlo? Bisogno. Che sei spiritoso. E voi? Aspettate, pigliamo posto, che se no pare che aspettiamo ancuno. Non state così impalati. Oh, quando mai? Non si nota. No. Voi di qua, amo vi spostate, per favore. No, io voglio la poltrona mia, se non ho mai sentito. No. Poltrona andavimo una sola e mi serve la signora De Marchi. Andiamo, su. Su, veloce. Papà, venite qua, venite. Aspettate qua con me, venite. Anguiro da set. Camilla, amore della mamma, dincia mamma la tua, cosa fanno le ragazze di buona famiglia quando non hanno niente da fare?
si annoiano, mamma. Benissimo, allora annoiati, ma fallo con disinvoltura. Bene. E tu, Giorgio mio, mo ti menti e sono i dischi americani, sai? Sì, mamma, vado subito. Sono i dischi americani? Ah, no! Giorgio, i dischi americani ne sono proprio. E da quando ci succede a sta casa? Romano, come avevi stare a studiare? Lo vedi, mamma? Ormai per noi non c'è davvero più speranza. Se non possiamo affogare nel ritmo, dove dobbiamo affogare? Con la lavandino. Ma che sta facendo, fai? Yoga, papà. Yoga? E così yoga sto facendo? Yoga! Yoga! La ginnastica indiana, papà, è presente? Ma come siete tutte pace? Ma voi dove state quieti? E statevi tutti fermi! E chi è? Deve essere un po' spaventato. E tu che fa, Carlia? Sentimo. Se poi io sono un po' parkour e sparo quattro furgole in onore della signora De Marchi. Innanzitutto, mo mi fa favore, dato che all'occhio da gente tu rappresenti un capo famiglia, o ti ricordi che anche all'ufficio sei un capo e che sei un diretto superiore del suo marito. E che può fare? Insomma, attacchi i gradi e mi attacco su Baman Garaggia. Non c'è bisogno. E tu dico io che può fare. Quando arriva la signora De Marchi, tu, per colpirla... Ci viene una martellata a testa. Butti lì una frase tipo... Domani alle 11 ho appuntamento con il sindaco, che è un carissimo amico mio. Non è possibile. E per chi non è possibile? E per chi non è possibile? Perché in genere un sindaco prima mezz'ora non se leva, eh? Madonna santissima di l'angelo che sei sofisticato tu. Non c'è bisogno di te i dettagli. Tu domani alle 11 hai appuntamento con il sindaco e basta. Che può volere sta signora De Marchi? Io lo stai domandando. Sapi che voli? Ma è proprio strano. A Carlo, ma non si sta? Ci avvicinando un periodo di promozione. Sì, allora? E allora sicuramente la signora vedi che oggi cercare raccomandazioni ci provo un marito. Sia così Carlo, si va a cavallo. Povero cavallo. Ah, ma tu non ci dirvi a tu così, eh? Tu datti delle arie, fa sentire che sei importante, fatti pregare. Adesso sai che ti dico? E quando vai a avanzare la piazza così respiro un poco d'aria. Tu non va nulla avanti, da sette roba ti sta fermo, perché a mia sta soddisfazione stavolta mo maduni. Per una volta che potremo dimostrare la superiorità nostra, una volta. Tutti pronti? Pronti tutti ai vostri posti? Signor sì, signor capitano. Marietta, tu va per scusa che si dà la signora. Sì, signora. No, no, aspetta un attimo. Vai. Prego, signora, si accomodi. Grazie. Cara signora Teresa! Oh, signora De Marchi! Come sta? Come mi dispiace, mi sono fatta male. Cosa che capita? Potevo rompere pure l'altra che era meglio. Ciao, Valeria Greccio! Signora, lei conosce i miei figlioli? Questi sono i miei gioielli. I gioielli, questa peggiotteria. Lei è Camilla. Ma che bella! E quanto elegante! Grazie. Sa, è stata al maneggio, come si dice? Si è data all'ippica. Ma brava! E lui invece, lui è Giorgio. Ah, quello è il minore. Diciamo il minorato. È il maggiore, la minore è Camilla. E quello, vede, quello è il padre di mio marito. Salve. E questo, signora, è il capostipite, vede? Già, il cavaliere Clodoveo Brandolini. Bello! 500, vero? Ma che dice, signora? Di più! Molto di più! La signora ha ragione, il nostro avo è nato nel 500. Ma signora, la prego, si accomodi, non stia in piedi. Poi non si è come combinata. Grazie, e la montagna, grazie. Vero? Sì,
Cose che capitano. Dico una cosa. Mamma. Che bella giornata questa serata. Già. E suo marito, signora? Il mio caro collega? Non so, in giro aveva un appuntamento, cose personali. Sa, oggigiorno bisogna frequentare le amicizie importanti e bisogna coltivarle. È vero, anche sì, Carlo la pensa così. Infatti anche lui ha detto che ha un appuntamento importante domani. Con chi mi ha detto, Carlo? Che gli ha detto poco fa? L'appuntamento. Devo comprarmi una cintura, sì. Ma no, Carlo, l'appuntamento l'hai detto prima. Devo comprarmi una cintura, sì. Ah, già detto. Come, papà, non ti ricordi? Vado a prenderti l'agenda, quella che abbiamo in comune. Sa, signora, papà, tanti di quegli appuntamenti. Finisco, capisco. Vieni, papà. Carlo, ma gli ha detto poco fa. Sa, ha l'appuntamento domani con il sindaco. Oh, con Gabriele! Ce lo saluti tanto che quello è il nostro carissimo amico. Come piccolo il mondo. Ma va a finire che ci conosciamo tutti. Sì. Ma signora, possiamo aprirle un caffè? No, grazie signora. Se prendo il caffè ora, non dormo per tutta la notte. Divento nervosa. E questo è un mio difetto. Beh, dal resto, una così bella e giovane donna come lei può anche permettersi il lusso di essere nervosa. Cavaliere, com'è galante. Ma allora le offriamo un cioccolatino. No, grazie signora, non si disturbi, anche perché vado di fretta. Perciò vengo subito al motivo della mia visita. Ma certo signora, se possiamo esserle d'aiuto in qualcosa. È vero Carlo? Sì. Di che si tratta? Beh, non so nemmeno da dove incominciare. Si tratta di una sciocchezzuola. Io e mio marito avevamo bisogno di una cortesia, una piccola cortesia. Credo di aver capito. Ma cosa non faremmo noi mogli per i nostri mariti? E lei sicuramente è venuto a chiedere una buona parola a Carlo per far promuovere suo marito, vero? Signora, ma cosa le salta in mente? Mio marito alla promozione non ci pensa nemmeno. Si tratta del gatto. Ecco, lo vedi? Lo vedi? Io te lo dicevo che quel gattaccio prima o poi ne avrebbe combinato qualcuna delle sue. Ma io veramente stavo parlando del mio gatto, non del vostro. Del suo gatto? Sì, signora, sa, noi andiamo a passare il weekend in Costa Azzurra e avevamo pensato di lasciare a voi la nostra bestiola. Noi andiamo in aereo e lui, poverino, soffre tanto il mal d'aria. Ma sempre se per voi non è un problema. Ma sarà un vero piacere per noi, signora. No, veramente ci dispiace tantissimo, però proprio non possiamo, sa, perché anche noi andiamo a passare il weekend fuori. Dove? Non te l'avevo detto prima perché ti volevo fare una sorpresa. Ho prenotato per Capri. Oh, deliziosa Capri! Bene, se così, signora, non ne parliamo più. Vedo che anche voi siete del nostro stesso parere. Gli americani insegnano. I fine settimana vanno passati in campagna. Sì, in città non si vive più. Aria malsana, rumori, troppi rumori. Rumori? Lo dicevo io. In questa casa ci sono gli spiriti. Buono, papà, buono, dormi. Signora, io devo scappare. Ho un cocktail party di beneficenza e non posso mancare. Facciamo così,
ci sentiamo la settimana prossima e ci racconteremo dei nostri weekend, va bene? L'accompagno. L'accompagno, venga, le faccio strada. Grazie, salutate, ragazzi. Arrivederla, signora, grazie, arrivederla. Carlo, accompagniamo la signora. Sì. Sono di colore, nonno! Uno di chi è io, caro Robbissini? Sì, sì, certo, nonno! Solo lui è tra fumo dall'occhio della gente. Ma io, caro padre, ci prendiamo sta smania. Si preoccupa con carta, cose nude. Un giradisco, poi mi crocefa. Un quattro di lanternato, un costume della cavallerizza. E caro papà, sai che ti dico? Io non ti posso più, io non ti posso più. Carlo, un figlio mio. Da, posso dire una cosa?
papà, allora capisci? Allora c'è qualcuno che posso parlare? Che c'è? Che te mi dici? Dimmi, dimmi. In questa casa ci sono gli spiriti. Reclusione muta. Carlo, che c'è? Ti sta addormentando. E perché? Non ci vuole un permesso del prefetto. Se tu ti addormenti comincia a russare e tu russa così forte che ti sente tutto il palazzo. E rischiamo per mille marche si accorgono che passammo un weekend chiusi in casa. Ma quando mai, Rosso? Sempre. Non è un russare, è un bombardamento aereo. Ha lanciato la sentenza. Io non russo. Sì, papà, russi. Non russo. Russi, è sempre una segheria, papà. Chiude una volta. Ha sentito anche Mimì. L'accordo è completo. E va buono. Russo. E allora? Non si può russare. Appiccica la luce a lei. No! Che devi venire fuori.
e in ciambece non si vedi. E io ho un figlio. E va buono. Almeno aspetta che ti ho di buona tenda. Ecco Carlo, mo può picciare. Carlo, va a parlare in silenzio per favore, sottovoce. E mi stai già rompendo la luce del coso. E la prossima volta la rompi in silenzio. Ma quando non se lo parlo giù del coso, se la rompe e basta. Ancora parli. Che non mi spiega tu come si rompi la luce del coso in silenzio? Mettendosi la lingua in mezzo ai denti. Se la lingua te la vorresti mettere una volta per tutto in mezzo ai denti. E tu che fa oscuro leggi? Ma io veramente non so leggere, io so memoria. Ma così pazzo. E chi sarà? Chi sarà? Sarà? Magari è la mamma mia. Che no. Ti chiama perché voglio che non ti trova? Non siamo a Capri. Ci stiamo godendo il weekend. Poteva essere Jerry. Magari ha trovato le ragazze per andare a ballare. Questa sera ballo casalingo. Ma papà, poteva essere il mio boy. Vuoi andare a pascolare da solo? No, no, io sono sicura che era mamma mia. E questa è l'unica consolazione. Era mamma e non ci potevo pure rispondere. Chi ne voglio venire si passa serata con noi? Non è possibile. E se non siamo a capo che ti stanno pigliando da soli. Piuttosto, Camilla, spalmate un po' di crema. E no, mica ti sta bruciando i spalle. Oh, e tu, Giorgio? Sì, sì. Guarda che le tuo punto pezzo! Ah, Teresa, non sa che questo posto è veramente bello. Senti il profumo del mare, eh? Ah, il rumore dell'aria sacca. Quando prenotaste all'inizio, quasi che non ci credia. E mo che siamo qua, mi piace davvero. Lo sa che ti dico? Avremo tornato pure a quando che bene. Che sei spiritoso, Carlo. Molto. Giorgio, amore da mamma, o il suo coso non si suona. Ma io mamma lo mettevo al minimo. Oggi non si suona. Però, a pensarci bene, sta prigioniera pure il lato positivo, avessi dato la suocera, scongiurata. La vitellina che non si può vedere come voi. È come crocefalo, eh? Che non può affogare il tuo ritmo. Zitti! C'è qualcuno che sta salendo le scale, Cicco, state tutti zitti, nulla giù l'apri! Marietta, apri! Sono io, il tuo bell'Antonio! E questo bell'Antonio che ti c'è? Ah, io non so nulla, io sono straniera. Tu non sa niente, tu non so, io straniera. Oh, vedi che cavolo viene capo a mia, chiesto. Non so nulla. Apri tesoro, non ne posso più. Apri tesoro, non ne posso più, adesso vai un ciapro. Che ci apri, che ne posso scoprire che siamo a casa. Tutto stiamo trovando un modo, mo facciamo se ne vaggi. Che potevo fare? Ci penso io, coppia di Matusa. Rimirate l'esibizione del vostro primogenito, eh? Shh. Chi sei? Che cosa vuoi? Perché non te ne vai? Apri, Marietta. Lo sai che muoio d'amore per te. Questo qua ci muore sulla porta, ci muore. E Marietta non c'è più! Ma allora tu chi sei, se non sei Marietta? Io chi sono?
Che sono io? Chi sei? Chi sei? La cameriera nuova. La cameriera nuova. Ma sta cameriera avrà pure un nome. Dici Graziella. Ma vuoi Graziella un nome di 100 anni fa? Vincermene Gilda. Sì, quel lampo di genio di Gilda. Ma mi vuoi dire chi sei? Dì, Tosca. Sì, traviata. Dai, una volta nel tuo romanzo in quella cameriera si chiamava Tosca. Sbrigati. Fate una cosa che mi sposa, porta l'aria a terra. Signora, se mi permettete, io ho un'amica che si chiama Giselda e fa anche la cameriera. Ok, vado per Giselda. Io sono Giselda, la nuova cameriera. E Marietta è stata licenziata. E ci voleva tanto a rispondere. Perché è stata licenziata? Perché è stata licenziata? Perché riceveva i soldati quando i padroni erano fuori. E adesso i padroni ci sono. No, sono a Capri. E allora apri. No, non ti conosco. Faremo conoscenza, vedrai. Vigliacco, traditore, come hai potuto tradire una ragazza come me? Allora capisci? No, io non so nulla, io sono straniera. Con chi stai parlando? Con chi sto parlando? Con l'altra cameriera, perché adesso i Brandolini hanno due domestiche. Chi? Quelle morte di fame. Fate una cosa sulle vasche, io mi metto e grido, caindra, Adesso vattene, però vattene. Va bene, me ne vado, però tornerò. Avete visto come si fa? È semplice, no? Ma tu te rendi conto qual è la reputazione della famiglia nostra presso le forze armate? Morti di fame. Vergognati. Vergognati, sì, ma è la pubblicità che ti facisti. Morti di fame a noi. Quando tortola le cavi. Ma Carlo, ma che stai dicendo? Stai dicendo che con tutto lo sbrigo che c'è in questa casa, l'uscite sono qui lanciati. Meno male che ci sono io qua, che ci tengo di coro la famiglia, che se stai a pettia non la società non cutteremo niente. E pettia di coro significa una cameriera a 60 metri al mese. Invece un paraffiglio, eh? E non sappiamo manco come facciano con gli altri. Mia figlia è nata signora e queste cose non ha mi faccio. Certo, è nata cavallerizza, figlia. Senza maneggia, senza cavallo. Per il momento avevo costumi, poi arriva pure un cavallo. Ma io dico, no? Invece un tento vai spendendo soldi inutilmente per costumi da cavallerizza, per sto microcefalo e per quattro lantanato. A sta ora questi soldi ci andavamo potuto dire davvero a Capri. E soprattutto, da casa non avevamo avuto una cameriera che ne pigliava per morti di fame. E basta, moca, mi cresceva pure un sento. Se tu non sei capace te no, decora a dignità della famiglia, io ci penso io. E poi, amo, sai, bello mio, che ci sono mariti che a casa portano fino a 1 milione di stipendio. E tu sicuramente non sei unichini. Quello che guadagno io, vorremmo stare da signori. E se solo non avevo messe mani... Lasciamo stare, va che è meglio. Lasciamo stare. Quanto parli? I ladri! Quali ladri? Di domenica i ladri! Che pare che i ladri osservano l'orario festivo. Ma io ho paura, vi prego, chiamate la polizia! Mai! A costo ti faceva rubare pure il giovane mura! Ma sta soddisfazione De Marco non hai un ciadugno! Mamma, dobbiamo fare qualcosa, stanno entrando in casa! E come facevamo? Ti facevo la dignità o ricordo la famiglia a rubare senza intervenire. Mamma. Piuttosto a montarci manco una banda. E mamma, andiamo in cucina, i ladri non vanno mai in cucina. La cucina, che mi lascia. Che dite? Che dite che non mi spalleggiano una casa? No, Vannetta, tu arrangiati. Io e caro mamma muovo. Piuttosto i frunzi. Thank you.
Aggiornati, al giorno d'oggi, un vero ladro non si deve distinguere da un vero signore. Ah, e poi bisogna essere ben organizzati. Vedi? Questa è la piantina dell'appartamento. E quella è la camera da letto. Te sbagli. La cucina. È la camera da letto. E la cucina. Ma qua sulla piantina porta che è la camera da letto. E tu cosa metti mia? Devi la cucina, ti dico. E allora sai che ti dico, caro collega? Che prima di iniziare vado a fare un bello spuntino. È inutile che vai. Io mi già io. A sta casa non c'è niente. Ma ci sarà rimasto qualche cosa? Manco usare la salera. A sta casa non c'è praticamente niente. L'unica cosa che ti può lavare, sai che è? Oh, mica! Guarda che bella! Un giradischi con tutti i dischi. Questo ti può lavare. Ma questo prendelo tu. Ma dove sei sempato? E io tu, dogna tia. Quella schifezza non la voglio. Non voglio farmi insultare da mio figlio. Hai figli? Un maschietto e tre femminucce. Addirittura. Il nostro farrio voglio sa mantenere le famiglie. L'avremo cominciamo a robare. Perché scusa, cosa stiamo facendo? Oh, volevo dire rubare all'ingrosso, in grande stile. Già, a noi tocca lavorare sempre, notte e giorno, Pasqua e Natale, Capodanno e Ferragosto. Mai una soddisfazione, mai una vacanza, mai un giorno di festa. E mezzo l'altro se la spassano, a calcio bene, su Paco Stanzurra, a Capri, noi siamo sempre con se tu stiamo, io se cai in trovate capo. E che non te ne posino, pigliate noi giorni feri. E la mia famiglia cosa mangia? Ma allora non vuoi proprio capire? La nostra è la categoria più lavoratrice che ci sia. Se non fosse per quel poco di ferie obbligate in galera, ci toccherebbe lavorare 365 giorni all'anno. Sacrosanto, sacrosanto. Tu esiste mai in galera? E certo, si capisce. Anche il mio fisico ha bisogno di riposarsi di tanto in tanto. La mia vita è sempre stata casa e chiesa. E chiesa, bravo. Ma cosa mi fai dire? Casa e lavoro e famiglia. Non conosco nient'altro. Un ladro modello, un martire vorrei dire, in galera le guardie carcerarie e a casa ieri, che certe volte è peggio, eh? Io sa che mi domando se ne vale la pena, tu domandaste mai se ne vale la pena, ma un giorno o l'altro adesso, fiato subito, e
Stiamo incinta, lasciamo stare sti disgraziati brandolini. Ma non fare il sentimentale proprio adesso. Anzi, piuttosto, mettiamoci al lavoro, che abbiamo perso già fin troppo tempo. Niente. Niente neanche qua. E che morte di fame. Pure me lo dà usando. Ecco qua, due valigie, una per me e una per te. Di quel che c'è faremo a metà. Forse è l'unica cosa di valore che c'è in questa casa. Questa faccia d'aiettatore. No, no. Ma ormai non l'avevamo detto. Sto giradischi con tutti i dischi. Ancora. Senti, il quadro e il giradischi prendili tu. Cuore dell'anima mia, aprimi. Chi sarò mai? L'esercito. Siamo assediati. Ma che dici? Testona, adesso deve aprirmi. Ma chi è? Con chi ce l'ha? La famiglia Brandolini. Shh. Shh. Vattene! Non ho bisogno di un soldataccio come te. Sono già fidanzata con un corazziere. Vattene! Altrimenti... Non scherziamo con le cose serie. Ma non ti preoccupare, io voglio pedirlo. Fatemi te, che stanno per arrivare i miei padroni. E va bene, me ne vado. Se n'è andato? Sì. E sai che ti dico? Andiamocene anche noi, che abbiamo perso già per troppo tempo. Piuttosto, dove trovo un po' di spago per legare la valigia? La cucina. Ah. E questi? Chi sono? Mia moglie. I miei figli. Mio padre. E Marietta, la domestica, nonché alzi di tutto il reggimento. E tu, quando vai a rubare, ti porti tutta la famiglia, domestica compresa. Amico, io in questa casa non sono venuto a rubare. Io qua sono il padrone di casa. Quasi. Il padrone di casa? Già. Costretto stai chiuso in casa. Un passo puro per laggiù e non mi sono scoperto. Sei ricercato anche tu. Magari. Almeno mi passavi le ferie obbligate con Mattia. Ma allora non capisco. Perché tutta questa messa in scena? Tu non puoi capire. Tu non puoi capire. Vieni che tu dico. Per certe persone, eh? L'onore, il decoro e la reputazione dipendono tutti
in un weekend fuori città. Ma che cosa? Ad un fine settimana. A una gita di fine settimana. E te pare giusto? Ah, chi se su affari nostri? Un accidente, signora! Questi sono affari pure miei. Quando uno dice a tutti che va a Capri, deve andare a Capri. E che sono queste buffonate? Ma come? Io rischio e voi fate sta bella improvvisata restando a casa. Signori miei, ma di questo passo dove andremo a finire? Ognuno faccia onestamente il suo dovere. Ma come? Io ho perso una giornata di lavoro per le vostre misere ipocrisie. Ha ragione. Pienamente ragione. Ma non si poteva immaginare. Signora, io ho perso una giornata di lavoro senza contare la figura che sto facendo. E allora come facevo? Come facevo? Ah, non contate su di me. Sarò costretto a svelare tutto. No, 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 per carità, tutto sta morte. Signor Lado, vi prego, non ci svelate a nulla, un segreto nostro. Piuttosto ammazzatemi. Signora, ma come si permette? Io non sono un assassino, sono un gentiluomo. Un ladro gentiluomo. La gente per farsi rubare da me fa la fila. Su, la prego, sia buono e si convinca. Lo faccio per quella buona donna di mia madre. Sì. Ah, sì? E a me? Chi mi ripaga di questa giornata persa? Noi, vi pagamo noi. Basta, non ci dicete quanto valete e mio marito vi paga un disturbo. L'importante è non nessuno venga a sapere questo segreto nostro. Mi firmo una cambiale, tanto so, tu, mi dispiace, ma non accetto cambiali. Non accettate cambiali? Ma almeno ci accettate un caffè? Certo, un caffè. Ma quale caffè? Ma signor, l'altro aveva bisogno di una cos'è sostanza. Non avevo detto che aveva fatto. Veramente, sì. E allora l'estate mangiate con noi? Ma non saprei. Ma sì, dai, la prego, resti. E non può rifiutare, dai, su. Sì, e magari ci racconta anche qualcosa della sua vita avventurosa? Sì. Ma non vorrei disturbare. Ma disturbo, nessun disturbo. Marietta. Sì, prepara qualcosa di veramente buono che abbiamo un ospite a pranzo. Venga, e tu Carlo, tu offrici un aperitivo, signor Lado, un buono. Sei contento, no? Voglio grandi eventi in casa Brandolini. Peccato che non ci potevo contare a loro. E perché no? E perché sennò la gente scopre un segreto nostro, no? E tutti capiscono che vengono in macabre, ci vuole tanto. E tu sacrifichi che sta bene mento per la finta gente a capo. Oh, mogliere mia! Non capita tutti i giorni, ma non l'altra cena. Vieni la bene, va. Ma con l'aperitivo vivo, che figura. Sono un aperitivo. Fantastico. Sono un aperitivo. Fantasmi. E fantasmi ci piace aperitivo, sì, pare. Vedete, la nostra è la categoria più dimenticata dallo Stato. Non abbiamo uno stipendio, la mutua neanche a parlarne e non percepiremo neanche la pensione. Non è giusto però. Devono finire queste ingiustizie sociali. Vedete, adesso se mettessimo un nostro rappresentante al governo... C'è. Andava pure il ciondone. Signora, scusate, ma non è rimasta neanche una goccia di vino. Oh, ma che vino in questa casa? Niente, c'è niente, non saggio. Signor ladro, scusate, la cameriera mi ha detto che abbiamo finito il vino. Voi per caso siete astemio? Signora, io posso restare pure digiuno. Ma quando mangio un bicchiere di vino lo prendo sempre, se no sì, resta tutto sullo stomaco. E come possiamo
possiamo fare. Voi capite che da qua dentro non può uscire nessuno. È giusto. Anzi, se permettete, vorrei offrire io da bere. Siete stati così gentili. Ma si dovrebbe disturbare. Ma signor ladro, ha dimenticato che oggi è domenica e troverei i negozi tutti chiusi. E tu hai dimenticato il mestiere che faccio io. Per me non c'è porta o finestra che possa restare chiusa. Ah, è vero, questo è vero. Permettete 5 minuti. Vado e torno. Prego, sì. Accompagnalo, Camilla, ci sto andando, Giorgio. Accompagnalo. Allora, la porta sono chiusa, così non faccio rumore quando rientro. Vada. A tra poco. Eppure qui sta fatta ta vita, ci vuole sapere fare. Io non te non ti manca mai. Qui è poco della vita mia, che giornata. Chi è? Che è messo? Le Marche. Assicurati. La cugina, Carmina. Dai nonno. Dai nonno, dai. Che fuori, ma chissà qua, che fuori. Tutte cose stanno andando. C'è qualcuno in casa? Cioè, sì, ci sono io. Ho sentito dei rumori, delle voci. La televisione, di là. E siccome sapevo che eravate fuori, sono venuta a dare un'occhiata. Sa, di questi tempi, non si sa mai. E infatti noi eravamo tutti fuori. A Capri? Già, Capri. Ma io sono tornato prima perché... perché... Aspetto una telefonata. Affari, sa. Ma lei con suo marito non dovevate essere a Capri? Ho lasciato andare mio marito. Non sono più andata. Sa, anch'io aspetto una telefonata urgente che ancora non è arrivata. Ma, piuttosto, ma se arriva mentre sono qua... Ma già, da qua si sente il telefono! No, non si sente, signora! Si sente, si sente! Se io sento il vostro telefono! Ma non mi fa nemmeno accomodare? Sì, si accomodi! Grazie, grazie! Ma, secca qua, vicino a me! Qua? No, qua! Qua, qua? Sì, qua, qua! Capisco la situazione e il suo imbarazzo. Io e lei soli. Lei pensa all'occhio del mondo. Già, all'occhio del mondo. E non ha tutti i torti. Anch'io penserei a male lei. E io? No, io no! Ma dai, andiamo! Una donna come me e un uomo interessante come lei, soli in casa, il marito di lei lontano, la moglie di lui lontano. Mica tanto! Ma dai, lei sapendo che una donna e un uomo si trovano in una situazione così ideale, cosa penserebbe? Io? Niente! E cosa dovrei pensare? Assolutamente niente. Ma cosa? La vedo un po' strana. Io? Sono normalissimo, non vede? Non mi pare. Eppure l'altro giorno è stato così gentile, così galante. Una donna come lei può permettersi anche di essere nervosa. Ricorda? Me l'ha detto lei. Ricorda quella frase? Ma lo sa che lei ha una bella memoria? Come dice? Oh, dicevo, se ricorda quella frase è perché ha una bella memoria. Ma sono frasi che si dicono così per cortesia. È naturale che i nervi di una bella donna siano più sopportabili di una meno bella. È come una giornata di sole che è preferibile ad una giornata di pioggia o ad una
giornata di primavera, che preferibile. Che belle scoperte che sto facendo. Anche se in parte si sta rimangiando tutto, la ringrazio ugualmente. E di che cosa? Un'altra cortesia, come le chiama lei? Mi ha paragonato ad una giornata di sole. Veramente non volevo dire questo. Posso offrirle qualcosa? No, grazie Carlo. Oh, l'ho chiamato Carlo. Spero non le spiaccia. No. Lei mi chiami Laura? Va bene, signora. Laura? Solo Laura? Le viene così difficile? Va bene, signora. Ma che è stato? Il cane. Noi non abbiamo il cane. Il gatto. No. Il gatto è a Capri. Un topo. Sarà stato un topo. Ma come un topo? Io ho paura dei topi. Ma non si preoccupi, signora. Forse il vento, non sarà stato un topo. Il vento, sì, che ha sbattuto le imposte, sì. Ma perché continua ad essere così? Siamo soli, nessuno può sentirci. Questo lo dice lei. Ma forse è la mia presenza che la mette a disagio. Anche io sono turbata, cosa crede? Lei è... Sì, Carlo. In questo momento della mia vita mi trovo ad una svolta decisiva. Carlo, io non ho mai tradito mio marito. Ah no! Volevo dire, non lo metto in dubbio. Perché penso che il dovere di una moglie è di stare accanto al proprio marito nella buona e nella cattiva sorte. Lei può pensare che per me è stato facile. Sa, dei viaggi, dei vestiti... Ma una donna come me ha bisogno dell'amore travolgente. Zitto, non dica niente. Lo so che anche lei è infelice. E so anche quello che le manca. Il pavimento. Sotto i piedi. Io posso darlo quello che le manca. Un'altra volta. Un altro giorno. Aspetto una telefonata. Ora! Oh, è lui! È lui chi? Tuo marito? No! La telefonata, ricorda, anche io aspetto una telefonata, corro a rispondere. Ma tornerò, signor Carlo, aspettami, tornerò presto. Oh. Oh. Sì, la signora è andata via. Porco! Va! L'amante tuo sarò, se tu lo vorrai. Ne ho voglio di più una cucina. Nonno! Lele, a dove pigliasti? Sporcaccione! Ma non ti vergogni, alla tua età! Passami di vicino sulla lo... Bocca piccoli! Dai, non lo so tanto, volate! Qua in giù, il mio sbocchino! A mia sorella! Marcatella! E un po' in giro, Marcatella! Zitto, nonno! Via! Manzarredi! Via! Ma se posso sapere che ti astuvia mai? Ci stiamo preparando a passare la notte. Casomai la signora De Marchi decide di trattenersi a lungo in dolce compagnia. Ah, ma mica la colpa mia! No, è la mia! Ti sei tutto, sai? Posso chiamarle Carlo e lei mi chiami Laura. Sa, una donna bella come me, per essere felice, ha bisogno dell'amore travolgente. Carlo, ora o mai più!
Ma tu mi sono fai gelosa? Perché non ne esci fuori? Perché voglio via dove vogliamo arriva, signora! Ti pare che andiamo a scialare! Ma sai che facciamo? Ma che torna a testa tua e me ne voglio io! Non vai una landa, che chi abbiamo venuto in cerca capace mi gira tutta la casa! Ma voglio dico, no! Fino ad oggi in questa casa non si finge d'altro! Cosa parla la signora De Marchi? La signora De Marchi! La considerava una specie di idolo! E allora? Allora avrei sussi orgogliosa! Che si degno posano su basta essere mortali, che in fondo è marito. Ma non essere ridicolo. E poi, quello che io faccio, mi ricordo che lo faccio tutto per tia. E per quanto riguarda la signora De Marchi, non ti fare illusione. A te che tu dici che Achina non vende il cavo controlla se Gimmo o non Gimmo a Capri. È stato sicuro che con tutto il bordello che facesti io dubbi ci cacciaste sicuro. Io però non muore i figli perché conosco bene i miei polli. Tu ti scordassi al tuo dentista tu 27. Ma quale 27? Che io ho 27 tu anna via. Interno 27, pensione miramare, ti scordasti? Ah, senti, ricevela tu, così ti passano i fantasmi. Ah, no, io mi sacrifico, però la signora De Marchi non ha usato i cazzini a Capri. Ma come manca a Pavio? Dolini! E non mi chiama più, Carlo. Se vuole, signor Carlo, solo lei può aiutarmi. E che succede, dica? Ho sentito mio marito al telefono. In Costa Azzurra? Ma quale Costa Azzurra? Mio marito è dell'avvocato. Sono disperata. Lo arresteranno. A me? A mio marito. Perché? Pare che in questi giorni faranno dei controlli in banca. Scopriranno tutto. Solo lei può aiutarmi. E cosa c'è da scoprire, scusi? Ah, manchi, firme false. Sa, a mio marito piace la bella vita. D'altronde, anche a me, in queste cose bisogna solo iniziare. Ah, sicché lei sarebbe venuta da me? Sì. Per essere aiutata. Ah, ecco cos'è che le mancava. E che soltanto io potevo darle. E d'altronde, cos'altro poteva darle un uomo alla mia età? L'amore. Ma Carlo! Brandolini. Mi chiami signor Brandolini. Ormai non c'è più bisogno di moine. Da oggi, con i cognomi, si ristabiliscono le distanze ed ognuno mantenga la propria posizione. Ma prima mi tolgo una curiosità. Come mai prima ha recitato la commedia, anzi la farsa? Perché penso che lei è l'unica persona che può aiutarmi. Io non me ne intendo di queste cose. Magari se facesse sparire dei documenti, se riconoscesse delle firme per lei. Ma come si permette, signor? Senta. Lei può anche farmi credere che io abbia suscitato in lei una passione travolgente o non so cosa, ma non può chiedermi di aiutare un truffatore e un delinquente. Ma, signor Carlo... Basta! Se ne va! Se ne vada. Anzi no, sa cosa fa? Aspetti qua. Uscite tutti! Signori, la commedia è finita! Signora De Marchi, la comunico che la mia famiglia ha passato il weekend tappati in casa. In quanto a voi, membri della famiglia Brandolini, comunico che tutti i lussi della famiglia De Marchi, le automobili di fine serie, di fine settimana, sono tutti dovuti ad una serie di truffe continuate.
Scusate se sono di troppo. No, no, non sei di troppo. Signora, vado con lui. Ho trovato una persona che fa il suo caso. Vada con lui, che lui di queste cose se ne intende. Andate, andate. Già. Mi sembra il caso di non restare più. Qua è il vino. Signora, mi dispiace, ma non posso accettare il suo invito. Altrove c'è bisogno di me. Sarà per un'altra volta. Signora, voglio mangiare? Grazie. Non si preoccupi, vedrà che se suo marito sarà messo nel primo o secondo braccio, lì c'ho qualche amico, potrà esserci d'aiuto, non si preoccupi. Scusa Carlo, ma tu potevi fare a meno un giudice che non gli macabri. Basta, basta! Abbiamo vissuto per troppo tempo secondo le tue fantasticherie. Da oggi, bella mia, si cambia vita. Anzi, sai che facciamo? Cominciamo da subito. Ah, aria, i fine settimana, lasciamoglieli fare a chi se li può permettere. La televisione, lasciamogliela a chi la può guardare. I cavalli, ma lasciamoli ai cavalieri. L'antenato, ma mandiamolo in soffitta. E adesso, tutti a letto, via, andate a dormire, e la notte porta consigli, andate, andate. Sei brutta, quanto è bello, cammina solo. Il nostro regista, Carmelo Genovese.
cuore per l'accoglienza, gentilissimi davvero. Grazie Lina, non ti vedo ma grazie. Buonasera a tutti e grazie per essere intervenuti, grazie. Grazie a lei, signora. No, grazie a voi. Questa è la seconda serata di questa rassegna dedicata a Domenico Scidà. Ne faremo altre tre durante l'estate e complimenti davvero vivissimi perché voglio dire, è una bella tradizione teatrale che state sostenendo in Calabria, grazie a San Costantino, grazie alla vostra associazione e grazie a tutti voi che portate questa cultura antica anche qui a Bazzano. Allora io vi consegno questo premio, la prima rassegna teatrale in vernacolo dedicata alla memoria di Domenico Scidà, città di Bazzano, il riconoscimento per la partecipazione all'associazione culturale Enotrio Pugliese di San Costantino Calabro con la commedia Fiumo negli occhi. L'amministrazione grazie. Comunale. Grazie. Come? Sì. Allora, la consegno a lei. Prego, grazie. Presidente. Grazie. Grazie a lei, sindaco. E niente, è importante portare il teatro nelle piazze, è davvero importante ed è importante che la tradizione continui, vada avanti e non si perda. Ad Maiora sempre, sempre. Grazie, grazie a voi. Grazie speriamo per di incontrarci il prossimo anno. Speriamo. Un teatro ancora migliore di questo lo stiamo costruendo. Perfetto. E grazie al gentilissimo pubblico, grazie. Grazie a voi, arrivederci, buonasera. Grazie a lei.